Sull'errore c'è una frase molto bella di un cestista, cioè di un giocatore di basket che si chiama Michael Jordan. Lo conoscete? Sì, certo. Michael Jordan è un po' come Cristiano Ronaldo, cioè è stato il giocatore di basket più forte, sicuramente anche più forte di Ronaldo. E la sua frase, più o meno come, forse come Maradona, forse anche di più, la sua frase è la terza delle tre, è questa: avrò segnato 11 volte canestri vincenti sulla sirena. Ha giocato un numero innumerevole di partite per 11 volte, al momento della fine lui ha segnato il canestro decisivo. Altre 17 volte a meno 10 secondi dalla fine ho fatto sempre canestri vincenti. Ma nella mia carriera ho sbagliato più di 9.000 tiri. Ho perso quasi 300 partite, 26 volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e ho sbagliato. Nella vita ho fallito molte volte ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Vi dico questo perché? Perché tendenzialmente, come nella scenetta di prima, quando c'è un errore o uno sbaglio, noi cerchiamo immediatamente il colpevole. E se siamo lucidi lo identifichiamo nel giocatore, la colpa è del giocatore, quello lì non dovevano metterlo in porta. Se siamo un po' meno lucidi la colpa è dell'allenatore, ma perché ha messo in porta Francesco che poteva mettere in porta Piero. Se siamo svalvolati diamo la colpa a tutto il mondo, porca miseria di qui di là. Se siamo ancora più svalvolati diamo la colpa a Vidali che ha messo in campo un allenatore, che ha messo in porta un portiere, e continuiamo a cercare i colpevoli di questo errore, dimenticandoci un principio fondamentale, non solo nello sport, ma in tutti gli ambiti della vita, ovvero che l'errore è la base per imparare. Tutti noi apprendiamo quando facciamo degli errori. Se non ci fosse l'errore, non ci sarebbe la correzione dell'errore. Quindi il miglioramento. Se tutto funzionasse in maniera perfetta, noi non riusciremmo a fare dei passi in avanti. In realtà, la cosa, secondo me, da ricordarsi, sia come tecnici, ma soprattutto come genitori, che il fallimento, quello che noi interpretiamo come un fallimento, come una bocciatura, mio figlio che sta in panchina tutta la partita, in realtà ha due facce. Da un lato, è sicuramente un momento di difficoltà e quindi devo pensare come farlo rincontrare, ma dall'altro è una grossa opportunità, perché è quella molla che mi spinge a migliorare. Pensateci, perché se io penso anche al mio lavoro, quando un capo mi rimprovera, quando sbaglio qualcosa sul lavoro, ci sono sempre due strade. La prima è quella di arrabbiarmi col mondo. La seconda di far tesoro di questa situazione. E fa specie che questa frase venga fuori da un giocatore stratosferico, cioè da un giocatore che comunque ha commesso un numero di errori inferiori rispetto alla media degli altri giocatori. Eppure lui considera questo aspetto anche della sua carriera importante per quello che ha raggiunto dopo. Michael Jordan all'università, se avete occasione leggete la biografia, perché è un libro interessante che si legge anche velocemente. All'università, per cui una volta che era già 17, 18, 19 anni, era una mezza tacca. Non lo voleva nessuno nella squadra universitaria di base. Era un giocatore assolutamente nella media. Non sto dicendo a 7 anni o 8, sto dicendo quando era già adulto. Eppure, grazie a una serie di doti, che non sono solo quelle di talento puro, riesce ad arrivare ad essere un grande giocatore. Perché vi dico questo? Perché come genitori dobbiamo sempre tenere in mente le nostre aspettative e il livello dei bimbi. Non posso avere un'aspettativa enorme su un bimbo che sta ancora imparando. Non posso pensare che a 7 anni sia già imparato.
e che sappia già fare doppio passo, colpo di tacco, sovrapposizione, colpo di testa in fuf. I tempi dei bimbi sono particolari. Non è detto che uno sia subito e immediatamente portato per essere la stella della squadra. E c'è l'esempio di Michael Jordan, ma ce ne sono centinaia di esempi. Su questo ve li fate raccontare da Ettore, i campioncini che a 10 anni fanno gol in tutto il Lodigiano e che a 13 non giocano più. Oppure viceversa, i bimbetti che a 8 anni stanno giocando e si mettono le dita nel naso e da fuori gli esperti dicono: quelli le me che va a fa danza, quello lì è meglio che va a fa danza. E poi a 14 anni fioriscono e diventano bravi. I tempi dei ragazzi nello sport, ma anche nelle altre attività, non sono i nostri. E quindi come adulto ho il dovere, sempre e comunque, di favorire la partecipazione allo sport e favorire che le qualità del singolo emergano nel corso del tempo. E ho il dovere di avere pazienza. Non posso pretendere che Francesco, che ha sbagliato la volta a volta, faccia giusto subito perché gliel'ho detto io. Ci vuole tempo. Quante volte? Infinite. Infinite. Perché la cosa importante non è che Francesco non commetta più l'errore. La cosa importante è che Francesco, anche se ha preso il gol, anche se da fuori qualcuno gli ha detto che non è capace di giocare, continui a giocare e cerchi sempre di migliorare. Non so se mi sono spiegato, sono stato chiaro, ok? Come ti chiami?